Ragazzi, un caloroso saluto a tutti gli interisti. Vi abbraccio tutti perché ieri sera abbiamo patito tutti tanto insieme, ma l'Inter è bella e unica anche per questo. Cioè, a noi servirebbero due cuori perché alla fine ci viene un infarto a tutti qui. Ma vi ricordo, per chi volesse sostenere il canale, lo può fare gratis. È molto importante iscrivendosi al canale ed attivando tutte le campanelline. È un click gratis, non costa nulla. Fate vobis. Se vi volete iscrivere e sostenere questo canale è gratis. Quello che dico io, che io in passato l'ho anche conosciuto questo ragazzo, se Emiliano Viviano, segui, se Emiliano Viviano, tifoso della Fiorentina, abbonato in curva Fiesole da quando era ragazzino, ti dice ieri in televisione o in trasmissione, non mi ricordo dove l'ha detto, Emiliano Viviano, tifoso della Fiorentina da quando era in pancia della mamma, cose dette da lui, abbonato in curva Fiesole, ti dice: ma come cazzo si fa a dare rigore contro Sommer? Abbiamo detto tutto. Di cosa stiamo ragionando? Abbiamo già detto tutto, ragazzi, perché questi mentecatti che parlano della Marotta League forse non sanno che a noi ci danno un rigore contro a partita e spesso sono rigori inesistenti. Perché ieri te dimmi chi ti pare, ha preso il pallone, poi ha preso la testa, prende prima la palla. Quello non è mai fallo. Quello non è mai fallo perché prende prima la palla il portiere. Cioè, poi se vogliamo cambiare le regole, cambiamolo, cambiamole pure, ma chi parla di Marotta League non ha subito ancora un rigore contro e ci dice a noi Marotta League, a noi che siamo una squadra che ci fischiano in 3 partite 3 rigori. Ma di cosa stiamo ragionando qui, ragazzi? Siamo arrivati all'assurdo con questi piangina perdenti che si attaccano agli arbitri e a cose che non esistono. E poi siamo sempre lì, la comunicazione, la debolezza purtroppo dell'Inter nella comunicazione, tutti i giornali che ci attaccano. E io riprendo anche le parole di un utente, ragazzi, perché alla fine mi tocca farlo, perché io dalla Gazzetta, da Tutto Sport e dal Corriere dello Sport, ragazzi, cioè, detto ovviamente in maniera così, in maniera ironica, stanno facendo concorrenza sleale. E alle marche, alle altre marche di carta igienica, ma cosa cazzo scrivete? Cioè, vorrei dire a questi giornali che alla fine voi non siete più credibili, non siete credibili verso nessuno, perché ormai voi scrivete solo per partito preso. Ma cosa cazzo scrivete sui giornali? Come Zazzaroni che dice che Pavard gli ricorda Paramatti. Zazzaroni, vabbè, ognuno può dire quello che vuole, ma Zazzaroni dice che Pavard, un campione del mondo, un giocatore top, gli ricorda Paramatti. Io me lo ricordo Paramatti, ero piccolino, non so quanti di voi si ricordano questo calciatore, ma da lì capisci la cattiva fede. Cioè, questi giornali, secondo me, a scrivere sempre contro l'Inter, alla fine non saranno più credibili nemmeno verso i loro adoratori, ragazzi. Ma di cosa stiamo ragionando? Portiere che la smanaccia con il pugno, poi dopo prende il giocatore e fischi rigore. Prende prima la palla, non è rigore. Punto. Ci fischiano a chi dice la Marotta League, anche a quelli del Milan, che da quando è qua poi, cioè, da quando è qua chi entra con la testa non fa fallo. Mi rivolgo a Kier, milanista. Cioè, io quando giocavo e andavo con la testa così, quello era gioco pericoloso mio, facevo fallo io, mentre a voi vi danno i rigori, cari milanisti, rigore clamoroso non dato al Bologna, ma anche voi, ma quale Marotta League? C'è solo una cosa che voi non riuscite a capire, che siete inferiori all'Inter, sia Juve che Milan, e domenica secondo me c'è un match point clamoroso, c'è un match point per mettere a sentire tutto e tutti. Io voglio vincere domenica con un rigore inesistente, te lo ripeto, io domenica a San Siro, e purtroppo non sono potuto andare perché sarei andato volentieri, io domenica voglio vincere con un rigore inesistente al 96esimo. La partita di ieri, ragazzi, io l'avevo detto che era tosta, ma avevo anche detto che avremmo vinto. Se vi ricordate,
ci sono i video, Giuse, no? Tutti molto negativi, eravamo tutti molto negativi, comunque eravate tutti molto negativi sulla partita di Firenze. Io ho sempre detto, occhio, ma se l'Inter fa l'Inter, la vince, perché l'Inter è comunque una squadra solida e concreta, con molta più personalità rispetto all'anno scorso e con un potere, tra virgolette, un potere gestionale della partita diverso rispetto all'anno scorso. Perché questa partita qui che abbiamo visto tutti ieri sera con i battiti accelerati, l'anno scorso la perdevi o la pareggiavi minimo, quest'anno la porti a casa. Di sicuro la fortuna ci vuole sempre, ma hanno dato un rigore inesistente, quindi di cosa stiamo ragionando? Davanti, se vogliamo spaccare il capello in quattro, noi siamo stati troppo sciuponi, perché se lo stesso Tikus Turam non mi scivola, quello fa un Eurogol, vai 2-0 dopo 40 minuti e ciao mamma, giochi solo le ripartenze e gliene fai 4 alla Fiorentina. Lo so, io sono il primo a dire Onise, con i Mas, la Minonna, gli avea le rote, l'era una carretta, tutto quelli che ti pare. Però guardiamole le partite, analizziamole per bene. Se la vogliamo analizzare per bene, siamo stati un po' troppo sciuponi, perché noi abbiamo avuto molte, ma molte più occasioni della Fiorentina, che la Fiorentina, ragazzi, davanti sono inguardabili, parliamoci chiaro. Loro davanti sono inguardabili. Quindi, nonostante Thuram e Lautaro Martinez abbiano fatto caterve di gol e assist in due, una delle migliori coppie d'Europa, siamo stati sciuponi. Perché se vogliamo spaccare il capello in quattro, il prossimo anno in questa rosa, perché secondo me a gennaio non arriverà nessuno, servirebbe un attaccante con una tecnica di tiro. Ripeto, servirebbe un attaccante, una tecnica di tiro superiore alla media, capito? Uno che gioca meno naif, uno cattivo, che qualsiasi cosa gli passa sotto gli occhi la butta dentro. Quello ci servirebbe. Anche se ricordo a qualcuno di voi, che anzi a qualcuno di voi, a tantissimi tifosi dell'Inter, io ricordo di aver sentito anche l'anno scorso dire che Lautaro non è un bomber. Aspettiamo con i giudizi, perché già io ho sentito criticare Thuram ieri, attenzione, c'è anche gente che ieri ha criticato Thuram. Thuram è, secondo me, insieme ad Aslani e a Mkhitaryan, è stato uno dei migliori in campo, perché anche Aslani gioca con testa, gioca semplice, gioca massimo a due tocchi, va sotto le linee di gioco e prende la palla e la ripropone, capito? Va sotto le linee di passaggio, Aslani si fa dare la palla e gioca semplice, la tocca due volte, non fa mai cose fuori dal normale, ed è in quella maniera che doveva giocare. Non per nulla prese complimenti anche da Inzaghi. Esce Thuram però e soffriamo. Perché? Perché poi con Arnautovic che va a due all'ora perdi profondità, togliendo Thuram, noi siamo peggiorati quando abbiamo tolto Thuram. Quel cambio Inzaghi, te lo devo dire, non l'ho capito, almeno che il giocatore non avesse problemi. Te, caro Simone, mi togli Thuram, non solo perdi la profondità in avanti, ma dai coraggio alla Fiorentina per venire ancora più su, perché ovviamente senza Tikus temono molto meno le ripartenze, quindi loro ci schiacciano. Però è stata comunque una partita tosta, con un Inter solida, con un Inter che sa soffrire e con un Inter, ripeto, soprattutto a livello gestionale e mentale migliorata tantissimo rispetto all'anno scorso. Domenica c'è il match point, domenica è un match point. Voglio vincere con un rigore inesistente al 95esimo. Ciao Inter.